Eccoci qua in un nuovissimo video creato apposta per parlarvi di un argomento molto importante. Allora, prima di tutto, volevo accennarvi una cosa. Come avrete letto nella descrizione, ho ancora il problema dell'audio. Finché non cambierò la telecamera, vabbè, questa è la fotocamera, la mia Coolpix, l'audio sarà un po' pessimo, non sarà una cosa decente, quindi vi prego di pazientare perché è l'unico modo per farvi vedere dei video di qualità visiva abbastanza decente, purtroppo col problema dell'audio, però è l'unico modo perché col telefono l'audio sentiva ma veniva molto scuro. Quindi partiamo subito. Allora, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo il nostro tattico RRV completamente spoglio, senza tasche. Cosa parliamo appunto oggi? Oggi volevo fare un piccolo accenno a magari chi sta iniziando a fare soft air e non sa ancora bene, diciamo, qualche dettaglio sui tattici e cose del genere, e in più parleremo anche delle tasche. Allora, per prima cosa, questo tattico, come vedete, ha questi attacchi. Per chi non lo sapesse, questi sono attacchi molle, ovvero sono queste fascette fissate tramite una cucitura che permettono il collegamento di tasche. Adesso vi mostrerò una tasca, ad esempio, tipica. Questa è una tripla porta caricatori, quella originale dell'RRV. Come vedete, si può ripiegare anche la linguetta interamente per potergli mettere il caricatore Stanag, in modo da evitare il rumore dello scratch. Comunque, e questa è la parte vitale degli attacchi molle, ovvero questa semplicissima, diciamo, questo semplicissimo passante, che in pratica è una striscia di plastica rivestita di tessuto, tutto cucito assieme, e con questi bottoni automatici che ovviamente passando tra facendoli passare sotto questi piccoli, diciamo, passanti, così, e poi chiudendo fissiamo la tasca. Questo era un piccolo accenno per chi magari non sapesse bene cosa sono. È giusto una piccola, diciamo, che so, informazione che può risultare magari così uno sfizio, togliersi uno sfizio per sapere come si chiamavano. Comunque, passiamo oltre. Quindi mettiamo da parte un attimo il nostro RRV e passiamo al discorso vero e proprio. Gilet tattici e tasche. Come posso sistemarmi il tattico secondo le mie esigenze? Benissimo, io qua ne ho un esempio abbastanza evidente. Come vedete qui ho sistemato il mio body armor alla meglio peggio, diciamo, adesso perché ho fatto in fretta, e ho inserito le tasche che possiedo. Allora, questo è un esempio di appunto di come sistemare il proprio tattico con le tasche. Adesso vi spiego subito l'utilità di ogni tasca e la posizione specifica che ho adottato. Allora, prima di tutto dovete considerare una cosa: che AUG state usando? Se state usando una replica che usa dei caricatori tutto sommato capienti, diciamo, e non spendete molti colpi, allora di sicuro basteranno pochi portacaricatori. Io ad esempio uso il G36C, quindi contando che ne ho uno collegato al fucile e tre appunto nella tripla, sono a posto coi pallini perché ogni caricatore tiene 470 colpi, a parte il flash mag che ne tiene 420, qualcosa di simile. A parte quello, io col caricatore sono a posto con questi qui pochi. Poi, se magari si hanno dei Colt, si possono comprare quelle tasche sempre molle che hanno degli attacchi sia sul retro e hanno questi passanti sulla parte anteriore, in modo da collegarci altre tasche simili per fare tipo 6 portacaricatori collegati l'uno con l'altro. Quindi, passiamo oltre. Arrivati qui all'admin, io solitamente non usiamo mappe e cose del genere, quindi l'ho messa in una posizione un po' elevata perché magari quando mi tengo, che so, delle informazioni o prendo nota su qualche obiettivo che stiamo cercando di migliorare anche diciamo, la qualità delle nostre missioni, mettere degli obiettivi da raccogliere, informazioni, eccetera, eccetera, le potrò inserire molto più facilmente qui che sono proprio altezza del collo più o meno. Poi, passando oltre, arriviamo a questa tasca qui cicciottella. Ecco qua, vi ho detto che non mi piace tanto come tasca, ma perché ho avuto molti problemi in passato con tasche del genere che si aprivano così, quindi cercherò di
mettere oggetti leggeri qui dentro, quindi guanti, passamontagne, cose che mi serviranno durante le missioni, insomma, le partite, scusate. Quando ci saranno delle parti dove bisognerà restare più al coperto, ovvero, vi spiego, solitamente quando ci muoviamo noi nella vegetazione c'è sempre il problema che non possiamo subito caricarci, magari tra una partita e l'altra magari ci dimentichiamo di metterci il passamontagna o le cose del genere, io le conservo qui, gli altri continuano a giocare tranquillamente anche senza passamontagna, solo con le protezioni per il viso. Io invece mi tengo qui quando magari voglio, so che c'è una pattuglia nemica nelle vicinanze, mi indosso il passamontagna verde, quello che copre completamente il viso, e in più guanti e altre protezioni in modo da risultare, da esporre meno pelle possibile in modo da essere più, diciamo, uniforme con l'ambiente, come colorazione. Poi andiamo avanti e troviamo subito qui la parte che diciamo che preferisco, ovvero la tasca dove è contenuta la Midlen, che io ho già spiegato come far passare tutto attraverso qui, poi collegherò al lato dell'admin, in modo che anche questa, la posizione dell'admin è proprio fatta apposta per questo, per collegare il morsetto qua e avere le cuffie a portata. E in più qui dietro c'è la utility più corta, dove conservo due contenitori portapallini. Io ovviamente li riempio al massimo entrambi con gli infinitori. Quando finisco due caricatori o tre, svuoto completamente un contenitore in modo che non rimangano pallini che facciano rumori internamente che potrebbero farmi scoprire. E quindi questa è una tasca che solitamente è un po' più nascosta, quindi non apro quasi, quasi mai perché ci sono solo i pallini contenuti lì dentro. Poi, arrivando oltre, qui dietro ho sistemato una tasca un po' più importante. Allora, l'ho sistemata dietro per un motivo, perché davanti poteva risultarmi un po' di intralcio. Questa tasca io la chiamo dump pouch, ma teoricamente non è una vera e propria dump pouch, perché quelle originali sono un sacchetto un po' più grande che contiene caricatori esausti. Io la uso per conservare appunto caricatori e altre cose che magari non uso, o cose che raccolgo durante gli obiettivi, magari c'è da raccogliere una chiave come obiettivo, la raccolgo e la metto o nella utility, e in tal caso ho l'utility completa, già piena, la inserisco qua e sono sicuro, perché basta stringere qui e si chiude subito questa parte qui. Quindi dovete pensare benissimo a come sistemarvi il vostro traffico, perché se io adesso piazzassi tasche alla, diciamo, cazzo di cane, scusate il termine, risulterebbe un tattico molto più appesantito di quanto dovrebbe essere. Quindi io ho fatto un bilanciamento un po' particolare. Solitamente tengo il fucile appeso sul lato destro, quindi questa parte qua. Ovviamente la cinghia del fucile la tengo in tracolla così, quindi tocca da questa spalla e mi fa spendere un po' da questa parte qui. Quindi questa utility la tengo molto leggera. Qui ho due contenitori per i pallini, la Midland e la tasca posteriore, che cercano di bilanciare un po' il peso. Quindi ho bilanciato tutto il peso che sopporta il tattico, in modo da essere più confortevole per me, e che ovviamente lo devo tenere su per molto tempo, perché anche i primi tempi che lo usavo, pur essendo con una triple e una utility, era un po' pesantuccio. Quindi dovete pensare soprattutto alla ASG che avete. Se avete caricatori capienti potete limitarvi anche col numero delle tasche portacaricatore. Se avete una radiolina o una ricetrasmittente, come dir si voglia, dovete mettere in un punto che non disturbi e far passare la cavetteria degli auricolari sotto altre tasche, in modo da non intralciarvi durante l'apertura, perché se io la facessi passare lungo tutto qui, quando apro le tasche, sbatterebbe se qui. Invece facendola passare sotto qui e sotto qua si apre e il cavo rimane attraverso. Quindi un'altra cosa, non caricatevi tutto il peso da un lato, perché se siete sbilanciati a lungo andare vi darà molto fastidio, quindi cercate di bilanciare il peso. Se tenete l'ASG a tracollo da una parte, bilanciate il peso un po' anche dall'altra parte. Quindi tasche utili sono queste per me. Io vorrei unirci anche una Camelback, appena avrò soldi per il prossimo ordine, e appena avrò comprato la nuova telecamera, provvederò anche a quello.
Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video che sarà appunto il setup finito con tutte queste attrezzature. Il setup Heavy Marpat, infatti l'ho chiamato Heavy appunto per la pesantezza. Quindi dal vostro cap killer è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!